Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Slimy Gamers. Ben ritrovati sulle guide, curiosità e cose varie di Fortnite. Salve il mondo, save the world. Oggi voglio parlarvi della nuova arma inserita nello shop di Salve il mondo, che è praticamente la pistola a 6 colpi della Battle Royale. Si chiama Ultima Parola e adesso ve la mostrerò in game. Prima però di farvi vedere tutto quello che vi devo far vedere, vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti e a condividere il video perché la condivisione è importante. Eccoci qua ragazzi con il mio eroe che è Jess Lanciated, è il mio eroe preferito. Per questo io vi dico che la pistola che andremo ad usare adesso, che è l'ultima parola che è nel negozio, ed è questa qua, rame, ultima parola, rame perché è fatta rame, è adatta per Jess Lanciated. Per utilizzare Jess Lanciated è importantissimo fare uccisioni con colpo alla testa. Non importantissimo, di più, perché grazie all'uccisione da colpo alla testa noi possiamo avere frammenti per le nostre abilità, per il Teddy. Più colpi alla testa facciamo, quindi ogni 15 colpi ci viene dato un frammento. Questo frammento è molto importante perché possiamo avere praticamente il Teddy continuo con lei. Tanto lei ha un Teddy anche molto molto forte. So che se voi avete iniziato adesso a giocare a Salve al Mondo, questo eroe non lo potrete più avere perché è un eroe legato ad un evento. Sono stata fortunata a prenderlo. Avrei voluto anche Jess Furia di Frammenti, ma purtroppo in quel periodo non giocavo molto e quindi non l'ho presa stupidamente. Poi non mi intendevo molto degli stranieri. Insomma, una serie di cose mi hanno portato a non prenderla purtroppo e questo mi dispiace tantissimo. Però adesso andiamo in game, vi faccio vedere l'ultima parola, vi faccio vedere il mio progetto, che attualmente non è ancora potenziato al massimo, ma spero di riuscirci con la missione che farò adesso. Questa è la nostra pistola. Guardate quant'è carina. È semplicemente quella della Battle Royale, lo so, però. Però è comunque caruccio. Eccoci ragazzi in una missione 46 più, quindi non molto alta. Consegna la bomba. Ok, deploy the armory. Non so se sapete come funziona questo tipo di missione. Se avete iniziato adesso, la tipa parla. Ok, sono entrata in un. Allora, funzionamento della pistola. Ora, proprio in un accampamento ve lo devo spiegare. Ve lo spiegavo con un po' più di calma. Ok, ve lo spiegherò dopo con un po' più di calma. Aspettate, aspettate. Ok, allora, funzionamento della pistola. Funzionamento è semplice. Colpo singolo, colpo alla testa. Raffica a 6 colpi, meno preciso ma potente. Ricarica veloce. Poi possiamo mettere anche degli eroi che ci danno la ricarica ancora più veloce, ma così ci basta e ci avanza. Allora, io questo è un 82 e ho dei mostri al 46, quindi è normale che faccia comunque male. Però sappiate che muoiono facilmente, guardate. Non solo muoiono, ma esplodono alla morte. C'è chi non la ama tanto questa pistola, ma secondo me. Oh, devo distruggere i camion dei pompieri come missione giornaliera, suppongo. Questa è la raffica a 6 colpi. Ok. E non è male anche la raffica a 6 colpi, perché comunque è abbastanza precisa. Come vi ho detto prima, io ogni 15 uccisioni alla testa mi prendo un frammento. Ok, fatelo pure partire. Facciamo partire la protezione della situazione qua. E spariamo con la nostra. Fatto.
Mio Bear non mi farà neanche sparare, praticamente. Mio Bear. Ma perché ha messo l'inibitore di pattuglia lì? Ma che senso ha? Ma una fava sei. Cioè, ci ho messo il Teddy, questo mi ci ha messo l'inibitore di pattuglia. Non era meglio di qua l'inibitore di pattuglia? Dov'è? Non so quanto danno faccia lo smash, lo voglio vedere. Aspetta, poi lo smash. Insomma, allo smash non fa molto danno. Però sono poche le cose che fanno danno allo smash. Vabbè, dato che ci hai messo l'inibitore di pattuglia di qua, che non gli fa una pippa. Cioè, probabilmente l'hanno già sfatto. C'è un boss, c'è un boss, c'è un boss. Dov'è il boss? Eccolo. Pozzi rallentanti. Sarebbe vulnerabile al fuoco, ma momentaneamente non ce l'ho. Vabbè, morte, 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 l'abbiamo ucciso. È morto, l'abbiamo ucciso, è morto, morto. Ah, la mia, è la mia. Questo non l'ho preso. Mi rubano le kill queste. Come capire? E sto in modalità mira, mi si muove troppo lentamente. È da lontano. Allora, da lontano, ragazzi, non è buona, ve lo dico. Allontano. Obliteratore. E allora buttate le bombe. Da lontano, obliteratore. Assolutamente obliteratore. Da vicino, questa. Che. Questi colpettini qui. Che anche se non prende la testa fa male. Alla testa è meglio. Tipo lui alla testa. Tre colpi. Ma se me non l'ho preso la testa. Scusate. Chi è che mi ha chiuso dentro così? Uè. Uè. Mettiamo il Teddy di qua. Poi uno tira con l'obliteratore. È sempre comunque più soddisfacente. Però da vicino lei è potente. Mi faccio qualcuno? Sì, c'è lui. Questa sta facendo a gara a chi mi ruba più kill? Fammi capire. Sappia che potrebbe perdere. Ciao. Va bene, la missione è finita. Abbiamo fatto a gara, credo, a chi faceva più kill. Non so chi ha fatto più danni. Io effettivamente non ho fatto molto al di là del momento della missione, quindi forse hanno fatto più danni loro, ma vediamo. Ovviamente, come al solito, si blocca questa missione. No, l'ha fatta uscire. E ho vinto io 2888 combattimento. Sono soddisfazione, ragazzi, sono soddisfazione. Eccoci ragazzi, ho dovuto riavviare il gioco per prendermi le ricompense perché come al solito si blocca. La consegna la bomba, ragazzi, preparatevi che si blocca. E nel caso non vi preoccupate, potete riavviare e riavere tutte le vostre ricompense. Quindi, bottino di livello 5. 14.630, pensavo che mi desse più punti. Vabbè, pazienza. Effettivamente era livello un po' bassino. Progetto trasformazione. 80 dolciumi. Scorta di progetti epici. Rame, vampa, cecchino. Io non userò mai nessun cecchino che non sia l'obliteratore.
Abbiamo parlato della nuova arma pistola. Ultima parola, ve la faccio rivedere in tutti i suoi perk. Abbiamo un 68% di probabilità di critico, un 38% di velocità di ricarica, un elemento fisico più 20 di danni perché all'inizio vi dà 20 o 22 di danni quando la prendete, un 15 in più di livello critico e i danni ai mostri della nebbia e ai boss aumentati del 24%. Le eliminazioni con colpo alla testa causano un'esplosione che danneggia i nemici nel raggio di 0,5 unità per un 30% dei danni dell'arma. Questa cosa è meravigliosa e ce l'ha anche l'obliteratore. Quindi per questo per me è un obliteratore a distanza ravvicinata. È una pistola revolver, è un revolver da media distanza con un caricatore limitato, ma che infligge molti danni per colpi alla testa. È lento ma preciso quando si prende la mira, oppure si può aprire il fuoco senza mirare per sparare una scarica di proiettili meno precisa, ma che infligge più danni. Io, ragazzi, quest'arma la adoro veramente tantissimo. Spero che riusciate bene a leggere le cose, ok? L'adoro veramente, ma veramente, ma veramente tanto. Credo che sarà una delle mie armi preferite, ultima parola, la devo finire di potenziare, ma la devo finire anche di sistemare i perk, li devo portare tutti perlomeno a epici, poi vediamo un po' come arriviamo. Detto questo, ragazzi, io con la visione di questa bellissima pistola, che per me è un amore, vi ringrazio, vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale e a condividere il video, perché la condivisione è importante. Nella prossima puntata parleremo di un argomento molto importante, cioè la potenza e come aumentare bene di potenza con i superstiti. Quindi sistemare bene le squadre dei superstiti, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao a tutti, ragazzi!